Ieri pomeriggio gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sull'autostrada 16 Napoli-Bari, nei pressi dei caselli di Napoli Est, hanno controllato un furgone frigorifero con un uomo a bordo. I poliziotti hanno condotto il mezzo presso gli uffici della questura, dove, con il supporto delle unità cinofile antidroga dell'ufficio prevenzione generale, hanno rinvenuto, all'interno di un'intercapedine ricavata nel tetto del vano frigo del veicolo, 40 panetti di cocaina del peso di circa 46 kg e 1.400 euro. Il 32enne leccese, intercettato dagli agenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.